Un saluto a tutti da Latina, 36esima edizione del Vicità, 31esimo trofeo Mapei qui nel capoluogo pontino. Grande risposta, grande. Sono gli ultimi istanti di grande attesa qui a Latina, Parco Falcone Borsellino nel cuore del capoluogo, immersi nel verde in questa splendida giornata di sole, splendida giornata di festa introdotta dalla esibizione dei giovani. Ecco il presidente Domenico Lattanzi in diretta nazionale. Pronti, alcuni secondi si parte, tutto a posto, grazie. Tra poco raccoglieremo anche le impressioni del sindaco Damiano Coletta che si sta apprestando a dare lo start. E allora è il momento dello start, eccolo il sindaco Damiano Coletta, sta per partire lo splendido corteo di festa nel capoluogo. Eccoli qui gli atleti che partono, speriamo di non essere travolti, è splendido il fiume di gente, di persone, di atleti, tutti in festa, tutti a partecipare a questo meraviglioso evento, il Vivi Città Latina, un percorso iniziato nel 1989 che è destinato a proseguire perché il coinvolgimento è massimo per le associazioni, per le scuole, per le famiglie, la passeggiata ludico-motoria, ma anche questa competitiva di 10 km che regalerà emozioni con grandi protagonisti al via. Eccoli, pronti, tutti pronti a regalarsi e regalare una bella giornata di sport. Buongiorno a tutti da Cagliari, siamo Silvia e Francesca e siamo in collegamento da Piazza Garibaldi, luogo appunto di partenza e di arrivo del Vivi Città 2019. Come potete vedere, noi qui a Cagliari ancora non siamo partiti, i partecipanti sono ancora sulla linea di partenza perché c'è stato qualche disguido per motivi di sicurezza, ma speriamo che venga risolto al più presto. Ciao da Cagliari! Una marea di gente al Vivi Città di Cagliari! 10 secondi! 10 secondi! Facciamo vedere! Ciao, salutate! Aspetta, abbiamo, quanto abbiamo? La nostra diretta è finita, vi salutiamo Venezia, da Cagliari, ciao. Venezia, ciao! Ciao a tutti, ciao internazionale, ciao Italia, ciao mondo, la città si corre in Italia, in tutto il mondo nelle carceri, qua siamo a Pesaro, sta per partire la camminata ludico-motoria, abbiamo già lanciato come tutta Italia in diretta con Radio Rai la competitiva, sono partiti i non competitivi, camminata ludico-motoria, dicevamo, guidata dalle atleti e dalle atlete della Vispesaro, quindi calcio femminile, un messaggio nel messaggio di visita. Vi facciamo seguire la partenza in diretta della camminata. Abbiamo seguito in diretta con voi la partenza della competitiva, adesso vi facciamo godere della camminata. Dobbiamo seguire le nostre ragazze con la tuta rossa, raccomando. Buongiorno WISP, buongiorno Vivi Città, sono Andrea Faulini, responsabile comunicazione di WISP Padova. Siamo al Parco Europa per l'edizione del 2019 di Vivi Città. Siamo molto felici per la partecipazione di quest'anno, abbiamo aumentato i numeri rispetto allo scorso anno, i partecipanti sono già sul percorso, stanno affrontando la marcia sui 5 e 10 km e lascio la parola al presidente del comitato WISP di Padova, Claudio Boato. Buongiorno WISP, buongiorno Vivi Città, eccoci qui da Padova e finalmente anche noi riusciamo a inaugurare questa marcia che per noi è solamente per il secondo anno, dopo, anche se voi siete già al 36esimo, eccoci qui, ma per noi quest'anno è importante perché siamo in collaborazione con Libera, che sapete è l'associazione lotte contro la mafia, di cui fra l'altro siamo anche soci come WISP, e per noi è importante questo connubio per portare avanti questa lunga battaglia che Libera sta facendo contro la criminalità organizzata. Qui con noi c'è anche il presidente del comitato territoriale di Messina, signor Santino Cannavò. Ora passo la parola al presidente. Allora, sì, anche quest'anno Vivi Città a Messina è una bellissima giornata, una buona risposta dei cittadini e comunque l'attenzione è quella lì a fare muovere, a rimettere in campo tutti gli aspetti del movimento in una città che ha sempre più bisogno di avere spazi, che ha bisogno di dedicare spazio alla gente che si vuole muovere, insomma, invece in realtà
purtroppo le grandi strategie non funzionano in questo momento. Noi vogliamo pungolare, lo stiamo facendo con questa organizzazione, vogliamo pungolare l'amministrazione, vogliamo che l'amministrazione sia più attenta a quelli che sono i temi attuali. Parlo di mobilità sostenibile, parlo di quelli là che sono gli appuntamenti di Agenda 2030, che entro il 2030 vorrebbe una riduzione della CO2, vorrebbe una ridistribuzione della mobilità rispetto a temi sostenibili, più autobus, più mezzi di trasporto, più mezzi di trasporto pubblici, più biciclette. Ecco. Grossi numeri come per le passate edizioni, abbiamo toccato i 500 partecipanti, percorso ideale molto veloce, giornata perfetta, quindi ci aspettiamo degli ottimi riscontri cronometrici. Adesso parliamo con il presidente della WISP Lazio Sud-Est, Orlando Giovannetti. Ma visto che siamo nel tema, questa unione civile funziona. Funziona con l'UISP, funziona con la FIDAL, non parlo di matrimonio ma di unione civile. Noi siamo contenti perché abbiamo ripreso dopo anni il Vivi Città. Va bene, ok. Da Frosinone vi abbiamo detto tutto, questa è la parte praticamente dell'arrivo, tra un po' arriverà il primo partecipante. E il tempo è meraviglioso, come vedete è splendido il cielo, e abbiamo cercato di fare il massimo. Anche Matera, capitale europea della cultura per il 2019, ospita l'edizione del Vivi Città, che ha registrato un grande numero di iscritti con grande soddisfazione da parte del comitato WISP territoriale di Matera. Siamo precisamente in via Rosselli, potete vedere i partecipanti sui nostri schermi. Di Matera, Giuseppe De Ruggeri, al quale chiediamo al volo anche quest'anno grande partecipazione per il Vivi Città. Sicuramente siamo molto soddisfatti, vero Giuseppe? Sì, molto, molta partecipazione, siamo tornati a grandi numeri anche per l'agonistica, 240 iscritti che comprendono Basilicata, Puglia, Campania, Abruzzo e Lazio, quindi molta soddisfazione, un percorso nuovo, visto che al centro ci sono dei lavori, però va per adesso tutto bene. Il percorso come ti è sembrato? È un po' nervoso, tante curva, l'ultimo rettilineo che poi corre bene, continua curva su curva, non prendi mai il ritmo, dettagli a riga. Passiamo l'intervista al compagno di squadra, sempre dell'Atletica Rodengo Saiano, a Marco. Dici un po' come ti è sembrato il percorso? Il percorso, diciamo che del tempo non sono soddisfatto, ma sono soddisfatto della prestazione, perché era da parecchi mesi che non correvo a causa di infortunio, e il percorso è molto impegnativo, ci sono tante curve, non riesci mai a correre regolare sul ritmo. Però dai, abbiamo fatto una bella prestazione di squadra almeno. Qui il presidente ci presenta la vincitrice femminile. Passiamo la parola al presidente Ivano Baldi. Monica, che credo avesse vinto anche l'anno scorso. Allora, no, l'anno scorso era infortunata. Era infortunata, era infortunata. Io la Vivi Città l'avevo fatta quando era ancora 12 km. Quando era 12 km. Sì, però è un bel ritorno, un ritorno perfetto. Paolo Peratoner, che è il responsabile della WISP Venezia. Paolo, un tuo commento a caldo su questa giornata? Ma come sempre Vivi Città riscuote un grande successo, e penso anche per il percorso, che unisce i due punti forse più di ritrovo della città, che sono la zona di Forte Marghera, del Parco di San Giuliano, con Piazza Ferretto, che è il punto di incontro storico dei mestrini. Ed è quindi un percorso che piace proprio da questo punto di vista, della vivibilità e del riappropriarci, che poi è il significato della manifestazione, il significato di città, di riappropriarci della città. Buongiorno a tutti da Ancona Vivi Città 2019, sono Catiuscia Ceccarelli, sono molto felice di essere speaker ufficiale di questa manifestazione. I primi ad Ancona sono già arrivati, perché lo start è stato alle 9:30 precise,
accanto a me, visto che è la prima seduta, il primo saluto, si stanno abbeverando nei nostri punti di ristoro. Approfitto della presenza di Roberta Rossi, che è presidente WISP Ancona, per raccogliere le emozioni di questa giornata. Buongiorno presidente. Quindi grazie, una manifestazione bella per la città. La partecipazione è importante e la città risponde. Sono 19 anni che lo facciamo e siamo sempre più orgogliosi, il gruppo è sempre più numeroso, la partecipazione è sempre più avvincente. Ciao a tutti, siamo Giada Rapa e Fabrizia del comitato Ciria Settimo Chivasso, gruppo di comunicazione. Vi stiamo parlando in diretta da Settimo, torinese, per la precisione da Piazza del Campidoglio. Presidente Ferruccio Valsano. Buongiorno a tutti, benvenuti qui a Settimo Torinese. Oggi siamo in una delle piazze più belle, Piazza Campidoglio, una giornata splendida e abbiamo i nostri piccoli, i nostri grandi qui pronti per questa camminata lungo Cotonia. Abbiamo prima fatto le staffette, ci sono andati in battaglia le associazioni del nostro territorio. 4, 3, 2, 1, via! La corsa è quasi alla fine, ormai i primi sono già arrivati da tempo. Sono già arrivati da tempo. Stanno cominciando ad arrivare i premi. Quindi ciao. Faremo anche le premiazioni. Proverò a pensarti nel tuo sorriso, la capacità che mi rasserenò. Un po' di traffico, cronometristi, sempre vigili, uno degli ultimi arrivi. Una bella giornata di sole accompagna qui ad Aosta, intanto buona mattinata a tutti, Vivi Città 2019 edizione aostana, un'edizione da record, un'edizione con 900 circa partecipanti e che ha dato grande importanza alle scuole elementari ma anche all'aspetto sociale. Massimo Verducci, presidente del Comitato Regionale WISP Valle d'Aosta. Sì, 36esima edizione bellissima, baciata dal sole. Bella la competitiva con atleti olimpionici, la Bonen e Xavier Chevrier, un mondiale di corsa in montagna, quindi anche una edizione di alto livello dal punto di vista competitivo. Ovviamente c'è stata un grandissimo riscontro e partecipazione da parte delle scuole grazie al concorso Io aiuto la mia scuola. Abbiamo praticamente toccato i 900 iscritti, un'edizione che non si era mai vista qui ad Aosta con questi numeri, veramente una bella edizione. Ci dite qualcosa, siamo in diretta? In diretta, noi siamo stati benissimo, giornata meravigliosa, sole, sport. Avete corso, vedo voi, vedo la maglietta. Concluso la non competitiva. Sì. Bravissime. Con le nostre bambine che sono ormai delle piccole piene. Bene, con la famiglia. Bella iniziativa, bellissima. Grazie. Eccoci. Ragazze, ciao, siamo in diretta con il nazionale. Dite qualcosa? Com'è andata? Competitiva? Come ci siamo comportate? Buongiorno a tutte e a tutti da Bra. Siamo qui nella zona di partenza dell'edizione di Vivi Città del comitato WISP Bracugno. Chi vi parla è Cristian Damasco, il presidente del comitato. Come vedete la zona di partenza è in questo momento vuota perché la partenza è stata data circa un'ora fa per la corsa non competitiva e per la passeggiata alla quale hanno preso parte circa 3.000 persone. Ci stiamo spostando adesso nella zona di arrivo dove si stanno succedendo gli arrivi della corsa non competitiva. I primi atleti hanno percorso il nostro percorso di circa 8 km in meno di 30 minuti, un percorso articolato lungo le colline braidesi fra le frazioni di San Michele e San Matteo in una splendida giornata di sole. Alla corsa non competitiva hanno partecipato circa 250 persone che come sempre si sono cimentate nel nostro percorso aperto a tutti con i ristori offerti anche dai comitati di quartiere e di frazione. Ora siamo nella zona di arrivo di fianco al palazzo del comune, qui ci sono gli atleti che stanno raggiungendo volta per volta il nostro arrivo.
Eccoci in diretta da Roma, dalla sede nazionale WISP, dove lo staff della nazionale sta seguendo in diretta le corse di Vivi Città, raccogliendo i risultati. Qui davanti a noi c'è Massimo Tossini, responsabile delle grandi manifestazioni e quindi di Vivi Città. Com'è andata? Buongiorno, anzitutto. È andata bene. Il tempo ci sta favorendo perché, ora a prescindere dai risultati tecnici, stanno arrivando dei dati di partecipazione molto, molto alti. E stiamo ancora elaborando, diciamo, i dati con nuovo sistema di compensazioni messo a punto dall'Istituto di Scienza dello Sport e del CONI attraverso Sandro Donati, e comunque possiamo già dare alcuni dati anche rispetto alle classifiche. E al momento, e presumiamo resterà poi vincitore, Samuele Dini, che ha corso a Reggio Emilia con un ottimo tempo. Fra le donne, diciamo, il risultato è ancora un pochino incerto, sempre fra Reggio Emilia con Joyce Mattagliano, con Silvia La Barbera a Palermo e con qualche altro risultato che ancora stiamo aspettando. E molto alti, come dicevamo, i dati di partecipazione, sempre tornando a Reggio Emilia, che probabilmente vincerà nella parte competitiva, ma vince anche nella parte non competitiva, perché si contano circa 7200 partecipanti nella non competitiva. Sulla competitiva, la parte del Leone, come al solito, l'ha fatta Bari, perché ha col 1600 e rotti arrivati, insomma. Magari più tardi potremo essere più precisi su tutto, però vediamo che il trend è buono quest'anno. Sicuramente il tempo ha aiutato, da tutta Italia abbiamo visto dal nord al sud giornate splendide. Sì, il tempo indubbiamente ci ha aiutato, indubbiamente anche questo passaggio dai 12 ai 10 km ha favorito una più ampia partecipazione nella corsa competitiva. Però insomma, probabilmente quest'anno supereremo un po' il record di partecipanti. Benissimo, allora per rivedere tutte le immagini delle dirette dalle varie città potete visitare la pagina Facebook WISP Nazionale, e in più a breve metteremo anche i contributi dei collegamenti in diretta di Radio Sport, che hanno intervistato molti protagonisti della gara. Per ora vi salutiamo, grazie a tutti.